Alessandro Di Battista, che con tutti i conoscete è Luigi. Grazie. Vabbè, buonasera a tutti e grazie. Buonasera a tutti e grazie. Ascoltate un attimo. In primis, non è che a me poi certe cose... Vabbè. No. Vediamo un po'. È evidente che c'è qualcuno al Quirinale, questa Repubblica, la Repubblica tecnocratica, fondata sulla ricerca del lavoro, non sul lavoro, la cui sovranità appartiene a qualche paese estero, a qualche agenzia di rating o a qualche banca d'affari, e costoro la esercitano, secondo evidentemente il Presidente Mattarella, nei limiti che decidono loro. Dato che fino a prova contraria questa è una Repubblica parlamentare e una maggioranza in Parlamento c'è, piaccia o non piaccia al Presidente Mattarella, è evidente che prima di tornare al voto, e si tornerà al voto, è evidente che io ci starò sempre a fianco di Luigi. Come ha detto poco fa Luigi, prima di tornare al voto occorre mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica per attentato alla Costituzione. E guardate, e questo noi non lo facciamo a cuor leggero, noi che abbiamo sempre tutelato le istituzioni, ci siamo sempre messi da parte delle istituzioni, e considerando che secondo la Costituzione il Presidente della Repubblica anche dovrebbe garantire l'unità nazionale, e questo paese l'unità nazionale l'abbiamo garantita noi, chiedendo sempre ai cittadini di esprimersi democraticamente, di scendere in piazza, e non c'è mai stato un incidente quando il Movimento 5 Stelle è sceso in piazza, facendo tutto quello che abbiamo fatto in maniera non violenta, democratica, ascoltando i cittadini, raccogliendo delle firme, costituendo una maggioranza in Parlamento, vincendo le elezioni, riuscendo a trovare un accordo programmatico, un contratto di governo, sulla base delle proposte che sono state votate dalla stragrande maggioranza del popolo italiano. Abbiamo fatto tutto questo e oggi continueremo a fare questo, con maggiore forza, con maggiore impegno, con lo stesso identico atteggiamento non violento, consci del fatto che questi comportamenti, che provengono anche dal Quirinale, sono ultimi colpi di coda di animali politici morenti e che non accettano la loro morte politica. Io non so se il Presidente Mattarella, non lo so da chi poi sia consigliato, non lo so se siano arrivate delle telefonate, ripeto, da qualche paese estero, lo vedete, no? Lo vedete come trattano il popolo italiano certi giornali esteri, ci danno degli scrocconi e le istituzioni zitte, mute, ci danno dei mendicanti e le istituzioni zitte, mute, ci trattano in questo modo, anzi... Soprattutto il Partito Democratico gli ha permesso a questi paesi esteri di trattarci in questo modo. Perché gli ha detto: tranquilli, questa è terra di conquista, fate quello che volete. Persino il ministro degli esteri del Lussemburgo si è permesso di mettere bocca. Guai a Mattarella, anzi, non si permetta a Mattarella, consigliamo a Mattarella di non far distruggere a questo governo nascente quello che hanno fatto in precedenza. Ma come si permettono? Il popolo italiano, io questo veramente mi rivolgo a tutti i cittadini, a coloro che non hanno votato perché magari desiderosi di non votare, a coloro che hanno legittimamente votato, altre forze politiche diverse dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega, legittimamente, ma qua non è più in discussione un'alleanza, un accordo di governo, è in discussione un principio democratico, cioè se vincono gli altri possono governare e il Presidente della Repubblica nominano ministri corrotti, indagati per mafia, puttanieri di ogni tipo. Ma se due forze politiche dividono un ministro dell'economia, una persona per bene, che ha in passato osato criticare l'Unione Europea, fermo restando
che all'interno del contratto di governo non c'era scritto l'uscita dall'euro, quindi nessuno si deve permettere di dire una roba del genere. Apriti cielo e vedi, controvedi, non sono un notaio. Ma quando le forze politiche ti portavano leggi vergognose elettorali, oltretutto votate con la fiducia in Parlamento, le firme il Presidente della Repubblica le mettevi immediatamente. All'epoca non lo diceva, io non sono un notaio. Ma vi rendete conto? Allora, dato che è in gioco la sovranità popolare, la democrazia, io vi consiglio un impegno totale, una partecipazione totale, un sostegno totale nei confronti del Movimento 5 Stelle, di tutti coloro che chiedono il rispetto della democrazia del voto, perché la sovranità appartiene al popolo, questo dice la Costituzione, che la esercita appunto nei limiti, eccetera. Quali sono questi limiti? Come la può esercitare un popolo la Costituzione, la sovranità? La può esercitare esclusivamente in un modo, con il voto. Abbiamo votato, il Movimento 5 Stelle ha stravinto, ha trovato una quadra con la Lega, piaccia o non piaccia, ma non sono affari che devono riguardare il Presidente della Repubblica, non si deve mettere in questa roba qua, minaccia e reazione. In questo paese, se ricordi questo principio, la sovranità appartiene al popolo, dicono che sei eversivo, mi attaccano queste frattaglie del Partito Democratico dicendo che attacchiamo, ma veramente dovrebbero ringraziarci tutti gli italiani, anche coloro che votano gli altri, perché siamo riusciti in questi anni di impegno enorme ad incanalare una rabbia, un'indignazione sacrosanta del popolo italiano in un percorso di democrazia, di partecipazione, di bellezza, di proposte, di piazze sempre piene, di bambini sulle spalle dei genitori, di donne, uomini, bambini, anziani in piazza a rivendicare diritti, a cominciare da quei diritti economici e sociali che non ci sono più stati garantiti negli ultimi 30 anni. Potevamo e potremmo ancora fare e faremo riformare la Fornero, abolirla, alzare le pensioni minime, fare una legge anticorruzione seria, abolirli tutti i vitalizi e quei pezzenti che continuano a incassarsi per due. No! Guardate, da qui ai prossimi mesi partirà la solita campagna, non è vero, il Presidente della Repubblica ha fatto di tutto, già la testa, sapete come andrà. La verità è che hanno, diciamo, in maniera veramente programmatica e anche estremamente chirurgica, impedito per adesso al Movimento 5 Stelle andare al governo, e infatti Mattarella ha subito chiamato Cottarelli, già pronto, questo vi dimostra che aveva tutto un piano già pronto, ve lo dimostra. Ma non è neanche più lui il problema, i Renzi, Berlusconi, sta gente, non la dobbiamo democraticamente mettere da parte. Ci proveremo in Parlamento, seguendo la Costituzione, mettendo il Presidente della Repubblica come diritto del Parlamento in stato di accusa per attentato alla Costituzione. E poi di nuovo andremo in tutte le piazze d'Italia, nelle televisioni, dovunque, a spiegare un concetto basilare. Si deve dare l'opportunità a chi vince le elezioni, a chi trova una maggioranza, a chi costruisce un accordo di governo, di governare. Poi questo governo verrà giudicato successivamente. Questa è democrazia. Ma questa democrazia è stata di fatto abolita in questo paese. E questa è responsabilità, in primis, nostra. Quindi a un certo punto dimentichiamoli certi personaggi. Dimentichiamoli. Avremo altre possibilità molto molto presto. In Parlamento i parlamentari faranno quel che appunto ha detto Luigi Di Maio. E in futuro, molto presto, torneremo a votare e non prenderemo più il 32%. Costoro non si rendono conto di quello che fanno in questo modo. Evidente, perché anche tutti coloro che hanno, ripeto, legittimamente votato altre forze politiche oggi dicono: ma non c'è democrazia. Io dico questo, lo dico come sempre, ribadisco, è molto importante continuare ad avere questo atteggiamento che è costruttivo, che ci ha portato a enormi risultati, per cui vi invito sempre alla non violenza, che è un atteggiamento attivo bellissimo, bellissimo, significa stare assieme, tirare fuori delle proposte assieme. Noi il nostro lo faremo sempre, lo faremo evidentemente con maggiore, diciamo con più vigore di prima, come sempre. Il popolo italiano ha il dovere di informarsi, di pretendere la sovranità, di pretendere appunto il rispetto delle elezioni, di pretendere il voto il prima possibile, di pretendere il voto il prima possibile, perché il tentativo è questo, no? Provare a formare un governo così, che magari neanche riceverà la fiducia in Parlamento,
dando tempo a queste forze politiche morenti, dal PD a Forza Italia, di tentare di rinascere dalle loro spoglie, di ricostituirsi, magari dando pure tempo a Berlusconi di fare qualche telefonata a qualche parlamentare provandoseli a comprare querela, perché l'ha sempre fatto e querelasse ancora una volta. Questo è il tentativo. Ma cos'è eversivo in questo paese? Chiedere rispetto delle elezioni, provare a formare un governo, provare a portare avanti quelle proposte che sono state votate, sta tranquillo, sono Pietro da Stambino. Questo. Oppure, ripeto, nominare personaggi iniqui. Ma non ho capito, cioè, al Presidente della Repubblica Savona non gli sta bene, però riceve tranquillamente un condannato per frode fiscale come Berlusconi in quella curina. Oh!